Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Il Consiglio regionale ha completato l'esame degli 85 articoli del provvedimento di riforma urbanistica, la cui votazione finale si terrà nella prossima seduta. In una pausa dei lavori, il presidente Valerio Cattaneo, componenti dell'ufficio di presidenza e numerosi consiglieri hanno ricevuto il comitato che propone di unire gli ospedali di Borgosesi e Borgomanero. La delegazione ha presentato la petizione, con 10.000 firme, per fare delle due strutture un unico polo ospedaliero. Corecom tra realtà e prospettive è stato il titolo dell'incontro nel quale il Comitato regionale per le comunicazioni ha illustrato le attività svolte nel 2012 e quelle programmate per il 2013. Valerio Cattaneo, presidente del Consiglio regionale. Corecom Piemonte è un punto di riferimento per i Corecom nazionali, ha avuto un grande successo, e questo è positivo, sulle conciliazioni per le cosiddette bollette pazze. Oltre 2 milioni di euro risparmiati dai cittadini piemontesi, speriamo che si possa andare ulteriormente in avanti. Presentata anche la ricerca La TV che vorrei, realizzata dall'IRES Piemonte, per capire cosa chiedono i telespettatori e quale forza di penetrazione sul territorio abbiano le emittenti locali. Bruno Geraci, presidente Corecom. Una ricerca dal titolo La TV che vorrei, con uno spaccato su quello che i piemontesi vorrebbero dalle TV locali e dalla RAI regionale. In conclusione, sono stati diffusi i dati del rapporto sul monitoraggio del pluralismo politico istituzionale nei TG ed extra TG, volto in occasione delle recenti elezioni politiche. Richieste di intervento più che raddoppiate e 29% di soluzione dei problemi presentati. Questi numeri dell'attività 2012 sui quali ha riferito il difensore civico regionale Antonio Caputo all'Assemblea regionale. Sentiamolo. Sanità, assistenza, pubblico impiego, i settori più trattati a fronte di una situazione di disagio che ha visto masse crescenti di popolazione rivolgersi al difensore civico come risorsa per cercare di relazionarsi con istituzioni e amministrazioni non sempre consapevoli di questi diritti. Gli appuntamenti di questa settimana: il Re e l'Architetto, Viaggio in una città perduta e ritrovata, e la mostra sostenuta dal Consiglio regionale dell'Archivio di Stato di Torino fino al 30 aprile. Un percorso immaginario ma suggestivo tra i palazzi della Torino del XVIII secolo. Fra le principali architetture evocate c'è la casa studio di Filippo Juvarra, i palazzi del potere comunale, statale e religioso, il caratteristico ponte sul Po effigiato nella tela di Bellotto e le residenze extraurbane di Stupinigi, Venaria e Rivoli. A Palazzo Lascaris sono esposte fino al 29 marzo le suggestive immagini di Visioni Piemontesi, paesaggio e architettura in 100 anni di fotografia. Fino al 17 aprile alla Biblioteca della Regione la mostra Il Piemonte sul mare, dal Medioevo a oggi. Fogli botanici, le famiglie della flora d'Italia nell'erbario di Alfonso e Ada Sella, nelle fotografie di Angelo Garoglio, è invece il titolo della mostra visibile alla sala espositiva Ufficio Relazioni con il Pubblico fino al 10 aprile. Ed è tutto dal Consiglio regionale, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.